Da Meloni nessuna riduzione delle tasse, ma solo continui tagli alle misure delle famiglie che sono in estrema difficoltà per questo caro vita. Questa riforma fiscale strizza l'occhio ai soliti furbetti, agevola i paperoni all'estero, mentre il governo Meloni sbatte letteralmente la porta in faccia a quasi 4 milioni di lavoratori dicendo no a salario minimo e si lasciano per strada 169.000 famiglie togliendo il reddito di cittadinanza. Una vergogna. Speriamo di sì, abbiamo lanciato la proposta del salario minimo sin dalla scorsa legislatura e siamo sicuri che, assieme alle altre opposizioni che si sono rese conto dell'importanza del tema, si possa far ascoltare questa maggioranza. È un peccato però che nel frattempo ad agosto non si possa affrontare il tema. Noi ci abbiamo provato, speriamo che a settembre però si affronti una volta per tutte. La questione è semplice, 9 euro lordi l'ora almeno da garantire ad ogni lavoratore.